Ciao a tutti, mi vedete un po' la testa tagliata, ma non so dove appoggiare il telefono, per cui bisogna un attimino accontentarci, o mi aggobbisco oppure rimango così. E prima di iniziare il video volevo ricordarvi, visto che tutti gli altri video che sto caricando sono già registrati da tempo e tempo ormai, volevo ricordarvi che è ancora aperto il giveaway, vi lascio il link nell'info box. Chiusa parentesi, partiamo con il video. Questo è il primo video in collaborazione che faccio sul mio canale. Questa collaborazione è con due ragazze che sono due Cristine, Cristina Belletti e Cristina Marco. Vi lascio il link dei loro canali e i link dei loro video. Anche qua, anche questi giù nell'info box. Sono due ragazze che a me piacciono tantissimo, siamo anche diventate poi amiche, mi piacciono, fanno anche loro video in cui parlano di make-up, beauty, bellezza in generale, diciamo così, fanno recensioni di prodotti, mi piacciono le recensioni che fanno perché si sanno spiegare molto bene, mi stanno simpatiche, e, per cui ecco, vi consiglio di fare un saltino nel loro canale se ancora non le conoscete. Quindi questi sono i prodotti, le scoperte dell'ultimo periodo. Parto con un prodotto che sto utilizzando da poco. Il primo prodotto è questo qua, è la saponetta della Saponaria. Questo qua è quello che fa l'effetto scrub. Perché mi piace? Perché è stata una scoperta? È stata una scoperta perché io l'ho comprato così per raggiungere per avere le spese di spedizione gratuite, però poi pensando che non facesse scrub, un prodotto un po' inutile, in realtà fa uno scrub pazzesco. Io lo utilizzo sotto la doccia, la bagno, mi bagno il corpo e poi chiudo l'acqua e inizio proprio a strofinare la saponetta, fa uno scrub pazzesco, ti lascia la pelle che è liscissima, allo stesso tempo poi te la lava, per cui non hai bisogno di mettere il doccia schiuma. E mi piace tantissimo, mi sta piacendo veramente tanto, io ve la consiglio. Ho sentito dire che un po' tutte le saponette della Saponaria sono buone, io ho provato solo questa e questa ve la consiglio perché è veramente ottima. Poi il secondo prodotto è questa, che è la candela della Yves Rocher alla pera caramellata. Questa l'ho presa a Natale, però poi in realtà l'ho iniziata a utilizzare poco tempo fa e ne ho già utilizzata abbastanza perché la cera arrivava qui alla striscina dorata, quindi insomma l'ho utilizzata, è buonissima, sa di cream caramel, il dolce, il budino, e è buonissima, più che altro lascia un buonissimo odore in tutta la camera e persiste, ma non è così forte da farmi venire il mal di testa, perché se una profumazione è troppo forte mi stimola poi il mal di testa. E nonostante sia una profumazione dolce, non è così dolce da non piacermi, perché io in genere le profumazioni troppo dolci mi stuccano tantissimo e non mi piacciono, invece questa, devo essere sincera, mi sta piacendo un sacco. Mi ci sono portata via le impronte digitali prendendo il bicchierino per spengerla, ve lo dico, cioè mi sono veramente fa un ustione di trentesimo grado, un dolore atroce, però mi piace un sacco perché veramente forse è la candela più profumata che io ho. Perché anche quelle altre delle Yankee Candle, quelle dell'IKEA, non profumano così. Non profumano così. E delle Yankee Candle sto parlando delle mini candeline, non delle cosine da sciogliere, non mi ricordo come si chiamano. Vabbè, poi ci sono gli ultimi tre prodottini. Vabbè, intanto vi faccio vedere questo, che non è... Aspettate che mi sta cascando tutto. Non è un prodotto per la bellezza, ma inerente. Allora, io sono andata via due giorni
con il fidanzato non è stata proprio una vacanza, siamo andati all'Elba, lui alla casa lì, si doveva fare delle cose, insomma non è stata proprio una vacanza, però volevo, volevo un qualcosa per tenere le cosine, i prodottini in casa, per cui sono andata da Tiger e per 4 euro ho preso questo cosino qui, che tra l'altro è molto carino, cioè molto comodo e utile anche da tenere a casa. Non l'ho svuotato, uno per farvi vedere quanti prodotti ci stanno, quindi la capienza, due perché non avevo voglia. Per cui, allora, abbiamo intanto questi due laccettini, però vi dico, se lo riempite come me e lo prendete per i manici si staccano, vi cade tutto in terra, ve lo dico per esperienza. Abbiamo qua tre tasche, due taschine piccoline, vedete che c'entra il burro cacao, altre due tasche un pochino più grandi e altre due taschine, questo è il fuori. Per il dentro, che è fatto così, praticamente ha altre due tasche laterali dove c'entrano proprio due oggettini e poi qua, non so come, vedete dove io ho messo i balsami, quelli della Badger, ci sono altre tre taschine. Quindi è un prodotto che per 4 euro non è male e appunto è molto capiente, quindi anche magari lo volete mettere in bagno, avete tutti i prodotti sparsi oppure in camera. Io per esempio l'ho messo in camerina, ho una cassettiera con lo specchio e avevo tutti i prodotti sparsi lì, invece così mi stanno tutti qua dentro e è anche più carino a vedersi. Le fantasie, la fantasia non mi piaceva molto, devo dire la verità, però c'era o così o zebrata e allora ho scelto questa qua che mi piaceva un pochino di più. Comunque è una cosa molto carina, costa poco e la trovo molto utile, per cui boh, se fate un saltino lì ve lo consiglio perché è molto carino. Poi 1, 2, 3, quarto prodotto, ne ho 5 in totale. Quarto prodotto è questo balsamo all'olio di argan di Aquifolium. Di questo vi avevo detto che vi avrei fatto un video a parte, non sono ancora riuscita a registrarlo, appena poi ci riesco ve lo carico, insomma. Questa è la marca, sono 150 ml, un powder di 12 mesi. È un prodotto che mi piace tantissimo. Allora, l'odore è come quello del balsamo della TTS all'argan che vi avevo fatto vedere, che di cui mi ero innamorata, che avevo preso al Tigotà. L'odore è identico e è un balsamo abbastanza liquido, non so se riuscite a sentire perché il suono, insomma, vabbè, però è molto liquido, quindi se lo applicate su capelli molto bagnati, cioè proprio che grondano, che colano, il balsamo vi cade e non vi va su capelli, quindi sprecate il prodotto. Dovete strizzarvi molto bene i capelli e a quel punto applicare il balsamo. Io non lo lascio mai in posa, però devo dire che nonostante questo i capelli si pettinano benissimo, la spazzola scivola, che è una meraviglia, e rimangono pettinabili anche per il giorno dopo, cioè il giorno dopo quando poi mi vado a pettinare continuano a rimanere belli districati, dà una bella sensazione di morbidezza, non appesantisce i capelli e dà anche la sensazione di avere il capello nutrito, quindi è una cosa molto importante secondo me. Infatti qui c'è scritto indicata per capelli secchi, opachi, sfibrati, quindi insomma, io vi dico, ho i capelli corti, però innanzitutto sono molto fini e tendono tantissimo a annodarsi tra loro. Inoltre soffro tantissimo di mal di testa e per cui il minimo capello tirato anche un pochino mi urta i nervi, ammazzerei qualcuno. E inoltre siccome ne perdo parecchi ho bisogno di un prodotto che me li faccia
riesca a farmi pettinare senza strapparmi niente, senza sentire dolore, e questo ci riesce. E inoltre devo dire che il balsamo l'ho iniziato a utilizzare ora, perché aprendo lo shampoo di all'Amla di Kadi mi fa della roba allucinante, per cui non ho avuto parecchio bisogno del balsamo. Non so ovviamente che effetto fa se voi avete capelli lunghi fin sotto al sedere e ricci. Ecco, io vi parlo per il mio tipo di capello e mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente una scoperta. L'ultimo prodotto scoperta è questa crema mani, è la taglia quella piccolina, che è la crema mani all'olivello spinoso di Veleda. Allora, che dire di questo prodotto? Questo mi sembra che l'ho comprato a Berlino. L'odore mi fa veramente cacare, scusate il termine, ma proprio lo odio. Però il prodotto è favoloso, infatti penso che poi comprerò la taglia grande e magari un'altra profumazione. È una crema ottima, che si assorbe mentre ve la spalmate, non riuscite neanche a finirla di spalmare che questa è già assorbita, ma non appiccica, vedete, è una cremina gialla, non appiccica, non unge, però col fatto che si assorbe presto, perché anche la crema di Benecos, la crema mani, si assorbe in fretta e sembra di non averla sparmata. C'è anche da dire che a livello di idratazione è molto poco, cioè per me, per le mie mani, magari usata d'estate, è ottima, è proprio perfetta. Per una persona che ha le mani secche, soprattutto d'inverno, non potrebbe mai usarla. Questa invece... è vero che si assorbe in fretta, che sembra appunto di non metterla, ma è vero anche che si sente la differenza. Ho fatto una prova, una mano sì, una mano no, e si sente la differenza. Cioè la mano con la crema è morbida, è vellutata, si sente proprio un cambiamento di pelle, e l'altra invece, poverina, è la vostra mano di sempre, però... veramente si sente la differenza, una crema veramente ottima. Questa differenza qui da una mano e l'altra l'ho provata solo ed esclusivamente con il campioncino di crema mani di Dottora Ushka. Devo essere sincera, queste due sono state le creme che mi hanno fatto vedere questa differenza. Per cui ora guarderò il prezzo di questa crema mani, che ancora non ho guardato, e magari andrò a vedere se c'è un'altra profumazione, perché poi alla fine è talmente buono questo prodotto che la profumazione passa in secondo, anche in terzo piano, per cui, però insomma, trovarne una con un buon odore. E devo dire che di questa linea io ho anche questo, che è la crema corpo all'olivello spinoso, la sto utilizzando adesso, e anche questa però non ne voglio parlare perché non la sto utilizzando da pochi giorni, per cui non saprei neanche che dirvi, però vi dico che anche questa ha lo stesso odore della crema e è veramente nauseabondo, però mi sta piacendo. Però la crema mani, diciamo che tra le scoperte la crema mani è quella che va al primo posto, anche se ve l'ho messa per ultima, perché è veramente veramente buona, poi anche se sono 10 ml ne basta poco. Per cui questi erano i miei prodotti, il video è finito, le mie scoperte erano queste. Mi raccomando, passate anche dai canali delle due Cristine, io vi lascio il link giù nell'info box. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!